Ok, 3, 2, 1, go! Ciao ragazzi, sono sempre il boss dei monopattini. Vedete, tanto che non faccio video, ma sono sempre qua. Oggi vi faccio vedere una cosa da leccarsi le orecchie. Se siete in piedi, sedetevi, se no cadete, quindi va bene così. Nei commenti mi fate sapere il tutto. E niente, poi vi ricordo sempre di iscrivervi, sempre seguendo i canali Mondo Elettrico Italia di Facebook. Novità assoluta, canale Instagram, il boss di monopattino, infine canale YouTube, accendete la campanella che ne vedete sempre delle belle. Poi se avete bisogno mi scrivete con Instagram, ok? Bella lì, guardiamo insieme. E... Ta-da! Allora, questo ovviamente non è mio, è di Fabio. Ciao Fabio! Ciao! Se vuoi vieni, mica... Vabbè, gli faccio guardare solo le gambe, toh! Io! Basta, ok, è suo, ok, è suo, e sono di queste gambe qua. Allora, niente, allora, questo è il Kugo, Kugu Kirin, vabbè, le solite tre modalità di velocità, ovviamente, frecce, adesso vi faccio vedere le frecce sia di dietro, ok. Vabbè, che davanti ovviamente, o no Fabio, ce l'ha Sì, anche davanti? davanti. Ce l'ha. Ah, eccole qua, guardate che bello. Guardate che figata, guardate. Allora, dietro vi faccio rivedere. E davanti con questo cruscotto minimo al tipo da moto che è veramente fighissimo. Guardate che bello il cupolino. C'è tanta roba, eh. Io l'ho provato qua un attimino nel parcheggio e ragazzi non ha una benché vibrazione, molto grande. Quant'è che pesa Fabio? 30 kg, 37. Allora questo bestione qua ovviamente se lo volete comprare per portarlo sulla metro ragazzi no perché È da vi spaccare. cacciano da malati, cioè da pazzi, perché ovviamente è lungo, è grande, è nero. E quindi capite che nella metropolitana questo non ci va, nell'ascensore non ci entra, quindi è un casino. Pesa quasi 40 kg. Adesso vi faccio vedere le specifiche. E... Vabbè, niente, cruscotto molto bello, molto ampio, come potete vedere si vede benissimo anche con la luce. E... Veramente bello. Clacson, praticamente una moto, chiavetta per accenderlo. Infatti adesso è spento, ovviamente resta in by, vedete? Ok, è praticamente perfetto, autonomia infinita, che dire, molto, no, molto bello, molto minimal perché guardate, tutto ferro, come potete vedere, non è, cioè è bello. È fatto bene perché mi piace perché è tutto imbullonato, guardate. Cioè è bellissimo, guardate. Bulloni da 5. Guardate, è una meraviglia perché è proprio tutto imbullonato. Non ha saldature e questo è un pezzo unico. Vedete? Vedete? È proprio tutto un pezzo, però è tutto imbullonato, guardate. È secondo me la cosa migliore. Guardate che roba. Cioè è molto proprio semplice, ammortizzatori regolabili, ruote da 11 Fabio Sì, da sono, 11. ok, tubeless saranno questi per Sì, forza, tutto. gomme da 11 molto grandi, come potete vedere hanno proprio il battistrada molto largo, la spalla molto alta, Conta che se lo vuoi legare. sì. Se poi per legarlo è praticamente perfetto, è molto bello, molto molto bello. Vedete? È proprio praticamente tutto imbullonato. E secondo me è bellissimo. Questo ripeto, il Kugo Kirin G4. Allora, questo qui c'è anche la versione col doppio motore, però credetemi che questo con un motore da 2000 watt, questo spinge che fa schifo, veramente, fa spavento, va forte. Va forte, però non ha quell'aggressività che uno accelera e parte a razzo. No, è proprio graduale, poi però va forte. Quindi, secondo me,
un monopattino dovrebbe essere proprio così, che va molto graduale, anche se potente, poi quando si preme decolla. E niente, poi questo qui è praticamente un 60 volte, attenzione, qua già parliamo di cose serie, ok? Perché tutti gli altri erano 48 volt, sì, che non è male, ci sono dei monopattini da 48 volt che fanno paura, ci vanno fortissimo, però 60 volt credetemi che è un bel connubio, è una via di mezzo tra un 72 volt e 60 volt, non vanno male, eh? Allora, aspetta, tolgo la freccia. E quindi devo dire che non è male. Ecco, la cosa che forse non mi piace che potevano fare è il freno idraulico. Vedete? Perché la Kugo fa tutti questi fighissimi monopattini, ma porco cane, e ci vuoi fare un freno idraulico, almeno semi-idraulico. Ok, vabbè, comunque sei sempre in tempo a farlo, anche perché comunque è una bella pinza, guarda, come puoi vedere, Fabio. Lo vedi? Sì, sì. Ha proprio le due pinze che si vanno a muovere. Non è come le solite pinze che una sta ferma, ok? E vedi, questo c'ha proprio le pastiglie, lo vedi? Sì, sì. Queste si chiudono e si aprono tutte e due insieme. Invece le altre, quelle stupidissime, se ne muove solo una. Si muove solo una e una rimane ferma. Invece questo, diciamo no, che... No, si... ma ha una bella frenata. Sì. Però io le avrei fatto le pinze almeno semi-idrauliche, però vabbè, comunque sei sempre in tempo a farle. Poi qua, Fabio, mettici una fascetta nera sì. Qua. Mettigliela qua così. Magari con le vibrazioni si può No, ma sfilare. infatti è uscito fuori il carro. Esatto, però no, bello. E ammortizza da fare paura e poi ragazzi... il prezzo di questo mostro qua è una cazzata praticamente. Sul sito in offerta 8,45, pagabile a rate. Ok. Allora, pensate che questa bestia qua adesso è in offerta, 845 euro. È veramente bello, ragazzi, veramente bello. Ripeto, questo è un 2000 watt, però attenzione, questo va forte. Questo fa 70 all'ora, ragazzi, non è un giocattolino, cioè. Questo fa 70 km/h, poi ovviamente potete anche regolarlo a 25, anzi, adesso guardate, aspetta, vi faccio vedere una cosa con tre tacchettine di batteria, perché ha fatto già 91 km e non ha ancora ricaricato la batteria, guardate a quanto arriva con la ruota alzata, con tre tacchettine, tanta roba, ragazzi, cioè, stiamo parlando di un bel mostro. Quindi G4, quindi bello. Esteticamente molto minimal, molto crudo, però bello. Perché ha proprio tutte queste parti, appunto, imbullonate, che sono fantastiche. Non sono saldate. Guardate che bello. Sì, per la manutenzione è bellissimo. Sì, esatto, sì, è vero. È proprio no, poi c'è anche le brugole qua che sono proprio fantastiche, sono quelle zigglinate, no, un bel prodotto, proprio bello, cioè fatto proprio bene, bel grip, bello, sì, tanta roba, proprio bello, quindi, ripeto, la qualità c'è. Bellissimo telaio, fighissimo, veramente bello. E l'unica cosa, appunto, è solamente sti freni idraulici qua che glieli potevano fare. Magari spendere, che ne so, 100 euro in più, però glieli potevano mettere. Però anche perché se si va già a 70 all'ora è tanta roba. Bello. Io ovviamente sono in giro col mio mostro da 84 volt. Anzi, vado a vedere se... Ok, sì, 81, 7, vabbè, ok. E no, niente. Bello, niente da dire. Ok, ragazzi, mi raccomando, se vi interessa andate su quel sito qua della Kugo. Bello, ripeto, se volete comprare un mezzo del genere per andare sulla metro, lasciate stare. Perché non A meno che non volete fare palestra. sì, no, ma è troppo, è gigante. Però stabilità pazzesca, quindi tanta roba.
molto bello. Bene Fabio, facciamo ancora girare, fallo ancora girare, aspetta che... guardate, ripeto, aspetta un attimo Fabio, allora ripeto, guardate, con tre tacchette lui ancora non ha caricato la batteria, guardate quanti chilometri ha fatto. Allora questa qua è una 60 volt 20 ampere, guardate quanto arriva ancora con tre tacchette, vai, tanta roba, quindi bello. Questo è tutto a norma tranne la velocità, vabbè, ma quella ve la mettete a 25 km orari. Sì, c'è anche la modalità limitata, oltretutto se schiacci fai 1, 2, 3, 4, entra in limitazione, anche se sei in racing va perfetto. Al massimo 25. Perfetto, quindi anzi fai vedere Fabio. Tenendo il freno schiacci 4 volte, entra in modalità limitata o lo levi. Ok, rifallo. Insomma, è tanta roba, bello. Altrimenti c'ha comunque le tre normali velocità, c'ha Eco che arriva a 20, c'è la modalità Sport che arriva su 40 e poi Race. Sì, bello. Bene, dai ragazzi, mi raccomando, quando andate con i monopattini, mi raccomando, usate prima di tutto la testa e poi ci mettete anche il casco magari. Ciao ragazzi da Bozzi Monopattini, ciao da Fabio, iscrivetevi, lui è un anonimo che è troppo famoso, allora non si deve fare vedere la faccia, diciamo, ciao, dai, ciao, ciao ragazzi, ciao ragazzi, Kugo Kirin, G41 figata, ciao.